Bene, cari amici, siamo di nuovo in diretta qui, appunto dal MEI di Faenza 2017, 1 ottobre, ore 15:28, con il mio amico Alex. Ciao Alex. Ciao. Così abbiamo fatto vedere che siamo veramente in diretta. Come no. Allora, Alex, gentilmente prelevato dal main stage, dal palco principale di Piazza del Popolo, dove tra poco si esibirà, appunto, con il suo gruppo, Alex and Group, appunto. Alex and Group. Con però l'orchestra europea per la pace. Europea per la pace. Allora, caro Alex, sì, abbiamo questo spazio a nostra disposizione, sì, che Radio Saius dà molto liberamente e gratuitamente a tutti per potersi far conoscere. Quindi che bello. Invitiamo anche gli amici che sono qua in zona, che ci ascoltano e ci vedono, appunto, con il web. Se vogliono venirvi a vedere, tra poco vi esibirete. Tra 20 minuti esatti, circa, abbiamo quindi, 20 minuti. Quindi abbiamo una dozzina di minuti con Alex abbondanti per fare questa chiacchierata con Alex. Allora Alex, mi dicevi, quindi, Alex and Group, partiamo dalla tua, sì, dalla Alex tua situazione. And Group, è un gruppo di musica rom italiana che porta in giro per l'Europa e per il mondo questa tradizione di rom italiani, presenti in Italia da oltre 6 secoli, ma questa tradizione musicale è assolutamente sconosciuta ai più, certo, perché non arriva la radio, non arriva la televisione, quindi ciò che non passa in TV non esiste. È vero. E quindi perché oggi la televisione è è il Vangelo, se non passa in TV non esisti. In realtà questo gruppo già partecipa ai più importanti festival di musica etnica e di musica rom a livello internazionale. Prossimamente dal 18 al 21 saremo in Lettonia, dove a Riga ci sarà la terza edizione della musica rom a livello mondiale, cioè tutti i numeri uno saranno presenti in questo contesto, e la nostra tradizione musicale, che è la variante italiana della musica rom internazionale, ecco, sarà presente, quindi per rappresentare anche il nostro paese. La musica rom, devo dire che è sempre stata sfruttata dai grandi musicisti e compositori europei. Pensiamo nel periodo romantico, per esempio, quando si affermano i concetti di nazione, folklore locale, radici culturali, i grandi compositori come Liszt, Brahms, Schubert, più tardi Ravel, Debussy, Mussorgsky, Tchaikovsky, Dvořák, Béla Bartók, Stravinsky, oggi Goran Bregovic. Quindi una serie infinita di artisti e di compositori che hanno attinto a piene mani a questa tradizione musicale. Cioè hanno preso la musica rom e l'hanno messa alla musica classica. Noi questa sera faremo esattamente il contrario. Esatto. Cioè l'orchestra sinfonica, orchestra classica diciamo, sì, che accompagna un gruppo rom, che è diametralmente opposto. E infatti volevo arrivare proprio a questo, questo vostro connubio, no? Collaborazione, diciamo, con l'Orchestra Europea per la Pace. Come nasce? Da dove nasce per viene? Lanciare un messaggio importante di pace, di amore, di fratellanza fra i popoli, visto che l'Europa è fatta anche di discriminazioni, di situazioni allucinanti, diciamo, che non sono degni di paesi civili. Ecco, allora noi vogliamo ricordare all'Europa che vogliamo un'Europa unita, solidale, senza discriminazione. Siamo qui anche per sostenere lo Iuris Solis, no? Sì, perché insomma credo che sia importante. Una persona che decide di vivere in Italia, che nasce in Italia, che vuole farsi una vita in Italia, è giusto che venga riconosciuto come cittadino italiano, ovviamente. Chiaro, perché quindi fino a quando non sbaglia una persona non può essere condannata. Okay. Certamente. E quindi noi vogliamo un'Europa solidale, unita, senza discriminazioni. Questo è il messaggio da parte dell'Orchestra Europea per la Pace, perché la pace si costruisce quotidianamente. Chiaro. Con esempi virtuosi, diciamo, per cui esempi positivi soprattutto. Esatto. E a piccoli dosi e piccoli passi nel quotidiano. Nel quotidiano, certamente. Sì. Ecco, i musicisti provenienti da diversi paesi d'Europa si incontrano con un'orchestra composita internazionale, per dire appunto che vogliamo un'Europa diversa, non soltanto l'Europa dei burocrati o delle economie o delle finanze, ma anche un'Europa dei popoli, delle culture, per creare pace e ponti più che creare muri. Certo, tanto sempre più prorompente la parte, diciamo, poi noi Roma purtroppo siamo tra i più discriminati in Europa, perché siamo i meno conosciuti. Ah. Ecco allora l'orchestra che può favorire la conoscenza, l'incontro, certo, e quindi ecco, creare una musica innovativa, perché esistono tante musiche rom regionalistiche, certo, folcloristiche, sì, pensiamo al flamenco in Spagna, il jazz manouche nel nord della Francia e nord Europa, la musica rom balcanica o quella dell'est Europa. Sì. Noi questa sera la presentiamo tutta questa musica,
soltanto con l'Europa, superando il regionalismo, mm-hmm. i folclorismi, per creare una vera musica romani europea e etnosinfonica. Certo, e con apertura chiaramente di conoscenza, che è la base poi anche dell'accettazione ed è come dicevi tu, il fatto di non essere più discriminati, perché se c'è la conoscenza e la cultura automaticamente non c'è paura anche del diverso. Noi offriremo questa sera i canti in lingua rom, soltanto che saranno cantati liricamente dall'orchestra, che è una novità assoluta. E infatti tratta l'orchestra di una trentina, 35 elementi. Siamo quindi, solito l'orchestra è di 55, di 55 esatto. Qui saremo in 35 perché il palco è piccolo, abbiamo voluto ridurre la formazione. Però completa, perché come mi dicevate, con archi, legni, ottoni, quindi i comunque cori, sia i cori, abbiamo tutto, abbiamo sia l'ensemble mio, insomma, che è formato poi tra parentesi dai miei figli. Ho tre figli professionisti. Il violinista Gennaro Spinelli che suona il violino, Giulia Spinelli che suona il violoncello e Evedise Spinelli che suona l'arpa. Ah, bene, quindi... E io che suono fisarmonica, quindi ecco, le mie sono composizioni mie. Ah, bene. E arrangiate da me con i miei testi e le mie musiche, poi orchestrate dalla maestra Ciricola che dirigerà anche l'orchestra. Ah, molto interessante questo. È molto particolare perché diciamo è un esperimento innovativo in Europa. Ripeto, la musica rom è stata già acquisita dalla musica classica, ma non è mai avvenuto il contrario, cioè che un'orchestra sinfonica accompagnasse una famiglia poi rom italiani di antico insediamento, vale a dire la mia famiglia arrivò in Italia alla fine del 1300. Dal 1300 a oggi noi ancora suoniamo la nostra musica, parliamo in lingua romanì e abbiamo le nostre tradizioni culturali tipicamente romanesi che nessuno conosce. Chiaro. E siamo venuti qua a offrirvi quello che vi appartiene, perché patrimonio culturale rom è anche patrimonio culturale italiano ed è patrimonio dell'intera umanità. Certo, quindi sarà davvero interessante vedere questo esperimento, passami un po' la parola, così è un connubio tra la classica e la musica rom, e sono curioso di vedere tra perché poi noi suoniamo con molta improvvisazione, l'orchestra deve leggere. No, loro sono poi loro quindi, sono anche molto sullo spartito, quindi è proprio questo interessante, è bello, no? Vedere come è un esperimento molto particolare. Tra parentesi, stiamo per realizzare come Alexan Group il nuovo CD e come Orchestra Europea per la Pace il primo CD. Ok. E quindi uscirà fra poco e sarà praticamente presentato in diverse luoghi istituzionali a livello europeo, perché musica, ripeto, musica romani europea. E speriamo di tornare anche a Faenza. Certo, volentieri. Noi di Radio Salve siamo contenti di avervi avuto qui, aver dato spazio. Ricordiamo, caro Alex, che non abbiamo ancora detto anche per voi, quali sono gli indirizzi dove possono venirvi a vedere e ascoltare anche per coloro che sono nel Alexian, web. www.alexia.it e potete andare poi su YouTube, ovviamente Alexian Group e Orchestra Europea per la Pace, c'è tanto materiale. Diciamo. E immagino in Facebook e tutti i social network. Poi Alexian Santino Spinelli per Facebook, ho due profili e poi ci sono delle pagine anche, ho due pagine ufficiali. E poi ci sono tanti fake che cercano di, di imitare falsamente, ovviamente. Certo. Ecco, quindi per gli amici che ci stanno ascoltando e guardando su Radio Science possono andarsi anche ad ascoltare e vedere i vostri brani. Interessante con la appunto l'Europa. Io vi do adesso un saluto in lingua romani. Grande. Ok, in lingua romani per dire Budbach da Sastipe, che significa letteralmente in lingua rom che voi possiate essere sani e fortunati. Solitamente questo saluto, che è anche un augurio, si esprime nei confronti di una persona cara, di un altro rom. Ecco, io fraternamente lo esprimo a tutti voi. Budbach, tasastipe. Quindi Budbach. Budbach. Tasastipe. Tasastipe. L'ho detto male, però mi è andata anche bene. Un corso di musica rom. Lo verrò a fare da te. Caro Santino, è stato un grande piacere. Grazie a te. Grazie. Lasciamo andare Santino perché sono le 15.37. Devo andare. Esatto. Ciao Santino, in bocca al lupo. E ci sentiamo tra poco ancora in diretta su Radio Saius. Ciao dal May di Faenza.